Cosa significa malgrado? In questo video spiego tre modi diversi di usare la parola malgrado. Guardando questo video imparerai a usare la parola malgrado come un vero professionista. Questo video è una risposta specifica a una richiesta che ho ricevuto da uno dei miei patroni. Qui con me ho il commento che mi ha lasciato Patricia su Patreon. Vi leggo cosa mi ha scritto Patricia. Volevo una lezione su malgrado. Capisco il senso, ma nell'usarlo nel parlato ho tanto timore. Grazie Luca per tutto. Ok, allora il fatto è che malgrado è una parola abbastanza difficile da usare perché comunque può essere usata in tre modi diversi. In altre parole, malgrado ha tre significati. Innanzitutto, malgrado si può usare come locuzione preposizionale o prepositiva seguita da un sostantivo. Per esempio, io potrei dire: malgrado il cattivo tempo, siamo andati al mare. Cosa significa malgrado il cattivo tempo? Significa nonostante il cattivo tempo. Quindi, in sostanza, la parola malgrado introduce un ostacolo che in realtà non impedisce di fare una determinata cosa. Un altro esempio con malgrado usato in questo modo potrebbe essere questo. Malgrado tutto, resto della mia opinione. Cosa significa? Nonostante tutto, resto della mia opinione. Cosa significa resto della mia opinione? Significa continuo a pensarla come la pensavo prima. Quindi, in altre parole, non ho cambiato idea. In secondo luogo, malgrado può essere usato come congiunzione. Tieni presente che malgrado richiede il congiuntivo. Quindi, per riprendere l'esempio che ho fatto prima, io potrei dire: malgrado piovesse, siamo andati al mare. Come vedi, nella frase introdotta da malgrado ho usato il congiuntivo imperfetto. Mi raccomando, non usare l'indicativo perché comunque è un errore piuttosto brutto. Quindi mi raccomando, non dire malgrado pioveva, siamo andati al mare. Questo non è uno di quei casi in cui volendo, in teoria, nel parlato potresti usare l'indicativo. No, con malgrado devi usare il congiuntivo. Cosa significa malgrado piovesse? Significa nonostante piovesse. Quindi malgrado piovesse siamo andati al mare significa nonostante piovesse siamo andati al mare. Un altro esempio con malgrado usato come congiunzione potrebbe essere questo. Malgrado facesse freddo, sono andato a fare una passeggiata. Cosa significa? Nonostante facesse freddo, sono andato a fare una passeggiata. Questo tipo di frasi vengono definite concessive. Adesso faccio un paio di parafrasi per aiutarti a capire meglio come va interpretata questa frase. Invece di dire malgrado facesse freddo, sono andato a fare una passeggiata, io potrei dire anche se faceva freddo, sono andato a fare una passeggiata. Oppure io potrei dire, faceva freddo, ma sono andato comunque a fare una passeggiata. Ti sconsiglio di usare il che dopo malgrado quando viene usato come congiunzione, cioè ti sconsiglio di dire malgrado che. Allo stesso modo ti sconsiglio di dire nonostante che. Ho notato che nei libri scritti alcuni decenni fa era piuttosto comune trovare nonostante che. Però oggi è più comune dire soltanto nonostante. Ecco, questi sono i primi due modi di usare malgrado. In terzo luogo, malgrado può essere usato come locuzione avverbiale insieme a un aggettivo possessivo. Per esempio, mio malgrado, tuo malgrado, suo malgrado, nostro malgrado, eccetera, eccetera.
In questo caso, malgrado ha un significato leggermente diverso e indica che qualcosa viene fatto contro voglia, cioè in altre parole che la persona in questione in realtà non vorrebbe fare una determinata cosa e quindi la fa contro voglia. Per esempio, io potrei dire: mio malgrado dovrò accettare la loro proposta. Cosa significa? Dovrò accettare la loro proposta contro voglia. Cioè, io dovrò accettare la loro proposta anche se in realtà non vorrei accettarla. Quindi faccio questa cosa perché fondamentalmente sono costretto a farla. Se dipendesse da me, non la farei. Volendo, se la proposta non è stata fatta a me, ma a noi, cioè a un gruppo di persone, io potrei dire: nostro malgrado dovremo accettare la loro proposta. Cosa significa? Anche se in realtà non vogliamo accettare la loro proposta, dovremo accettarla. Un altro esempio potrebbe essere questo. Laura è stata costretta, suo malgrado, a cambiare città. Cosa significa? Laura in realtà non voleva cambiare città. Quindi, se fosse dipeso da lei, non avrebbe cambiato città. Ha cambiato città contro voglia. Tra parentesi, questo in realtà era il significato originario di malgrado. Quindi il terzo significato di malgrado è il significato originario di questa parola. Mi raccomando, fai attenzione alla differenza tra suo malgrado e malgrado lui oppure malgrado lei. Per esempio, io potrei dire: alla festa mi sono divertito, malgrado Stefania. Oppure: alla festa mi sono divertito, malgrado lei. Cosa significa? Alla festa mi sono divertito nonostante questa persona, nonostante la presenza di questa persona. Quindi verosimilmente questa persona mi dava fastidio, comunque non mi faceva piacere vedere questa persona, no? Però nonostante questo mi sono divertito. Quindi diciamo che malgrado lui e malgrado lei è il primo modo di usare malgrado, non è il terzo modo di usare malgrado. Malgrado lei mi sono divertito è simile a malgrado la pioggia siamo andati al mare. Quindi in questo caso malgrado non vuol dire controvoglia, ma vuol dire nonostante. Ecco, spero che il significato della parola malgrado sia chiaro. Se ci sono domande, mi raccomando... Ma che c***o? Se ci sono domande, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti qua sotto.